Mixed Planet incontra Mauro Sanfelice. Sei uno dei due fondatori di Le Grani. Che cos'è Le Grani? Le Grani è uno spazio, un contenitore di due aziende del food made in Italy, la Malafronte e Carmiano, che sono produttrici di panificati e pasta. Due realtà artigianali campane che hanno deciso di unire le loro anime per dar vita a questo locale e come dire, presentarsi al pubblico, al consumatore in maniera diretta. Le Grani è uno spazio polifunzionale che apre la mattina per la colazione, chiude dopo l'aperitivo e durante la giornata offre anche il pranzo, il brunch, le merende con la cucina a vista. E non solo, perché quest'area è un'area in cui ci sono show cooking e lezioni. L'idea qui è di riprodurre una cucina di casa dove una persona esperta del settore spiega qual è il procedimento per poter valorizzare al meglio i nostri prodotti, o meglio, o anche valorizzarli. Sono lezioni su prenotazione per un massimo di 10 persone. Sì, diciamo, cerchiamo di ridurre il numero di persone, contenere il numero di persone per poter al meglio spiegare quello che è la nostra filosofia. Tra le iniziative di marketing, comunque a supporto del lancio di questo locale, c'è anche il Crea Prenota la tua box. Il consumatore, soprattutto il viaggiatore che viene qui a trovarci, a volte ha difficoltà a portarsi via, diciamo, i nostri prodotti, quello che viaggia in aereo, quello che viaggia in treno. Allora, diciamo, abbiamo la possibilità, un servizio di poter spedire direttamente a casa ciò che lui seleziona, diciamo, quindi i prodotti che più gradisce, che magari ha provato qui nel nostro locale. Ma ciò vale anche per il consumatore napoletano che vuole fare il regalo. Voi avete aperto a ottobre 2021, periodo ancora di pandemia. Quali sono state le principali difficoltà come imprenditore nell'apertura di questa attività? Diciamo, siamo andati un po' col freno a mano tirato per quanto riguarda la realizzazione del nostro progetto, ma che comunque ha avuto già i suoi riscontri. Abbiamo una clientela che si è fidelizzata in rapidissimo tempo. Dopo questo primo punto vendita a Napoli, c'è l'intenzione di moltiplicare? Ma l'idea è quella, diciamo, come dire, noi vorremmo esportare la filosofia di questo locale, ma anche la filosofia delle nostre aziende, ripeto, artigianali, diciamo un po' in giro per l'Italia, non solo, ci auguriamo. Stiamo parlando di prodotti come pasta, pane, pizza, quindi diciamo, come dire, sono universalmente riconosciuti come il prodotto simbolo del food made in Italy.